Nell'episodio precedente vi ho portati con me nel mio terzo giorno nell'isola di Madeira. Tra spiagge, piscine naturali e paesaggi da film, abbiamo visitato la parte nord-ovest dell'isola. In questo episodio ci ritroveremo a passare dal set di un film horror, dove mi sono letteralmente congelato, a quello di un cartone animato, e come sfondo sempre i nostri paesaggi preferiti. Buona visione! Ragazzi, buongiorno. Stamattina la nostra avventura parte da una location diversa dal solito, infatti ci troviamo a Fanal. Dovevamo iniziare la giornata facendo un'escursione in mezzo alla foresta, ma siamo finiti praticamente in mezzo a una nuvola. E abbiamo trovato anche un tempo orribile, infatti piove, è proprio cambiato letteralmente da 0 a 100 il tempo e non so se riusciremo a fare l'escursione che volevamo fare oggi, a meno che il tempo non cambi. La foresta di Fanal, con i suoi alberi di lauro e l'atmosfera fiabesca, è un posto davvero unico nel suo genere. Siamo nel bel mezzo della foresta di Fanal. Ho freddo! Poi è un posto abbastanza surreale. Sembra di essere a Silent Hill. O Rovigo, dipende da come la vedete. Purtroppo non sono riuscito a godermi l'esperienza al massimo perché mi stavo letteralmente congelando e non vedevo l'ora di tornare alla macchina. Ma lasciamoci alle spalle la foresta gelida e proseguiamo verso la costa. È assurdo comunque come il meteo cambi in pochi giorni. Cioè, sono passato da essere abbronzato come un fior di fragola ad aver freddo con la felpa. Dopo essere stati a Silent Hill siamo arrivati al Miradouro de San Cristóbal. C'era della fame in giro. Non sono riuscito ad aspettare. Sono in gordo. Beh, sono le 11:40. Ci sta. Aspetta mezzogiorno. Che abbiamo fatto questo lavoro. Ragazzi, dopo mille viette e punti panoramici siamo finalmente arrivati in uno dei punti che più stavo aspettando dell'isola di Madeira, ovvero il villaggio di Sant'Ana. Il villaggio di Sant'Ana è famoso per le sue caratteristiche case tradizionali super colorate. Con i loro caratteristici tetti a forma di A, sembrano davvero uscite da un cartone animato. Cioè, oggi praticamente è tutto un salire e scendere dalla macchina. Però alla fine è l'unico modo per vedersi i posti migliori. Avere la macchina è l'unico modo per riuscire a vederseli un po' tutti. L'altezza non è tanta, però fa veramente un'impressione assurda perché si vede proprio la potenza delle onde che si infrangono sulla scogliera, la sfumatura che creano le onde che passa dal blu scurissimo all'azzurro chiaro al bianco, è bellissimo. E qui ero tipo, lasciatemi qui. La bellezza delle onde e le sfumature che andavano a crearsi erano quasi ipnotiche. Per questo motivo l'isola è una meta ambita anche dai surfisti, ma non era proprio la giornata adatta. Probabilmente ora però andremo a recuperarci di nuovo il picco di Areiro perché ci ha stupito veramente tanto il primo giorno e non abbiamo avuto la possibilità di fare delle riprese che volevamo portarci a casa, quindi penso che andremo a recuperarcelo ancora. Adesso sono neanche le 3 del pomeriggio, quindi abbiamo ancora molto tempo per farlo, quindi ci metteremo in macchina. Ragazzi, siamo fatti tutti 1800 metri per arrivare a Pico Ruivo, ma questa volta abbiamo beccato una giornata sbagliata, ci sono le nuvole troppo alte, c'è foschia, vento fortissimo e freddo e
Non sappiamo neanche quanto valga la pena andarci perché non si vede assolutamente nulla. E raga, dopo la delusione di Pico Ruivo siamo scesi di nuovo dei 1800 famosi metri e siamo tornati nel centro di Funchal. Sembra davvero di aver vissuto tipo 3 giornate in una, perché siamo partiti stamattina con una foschia allucinante, un freddo vento. Poi siamo passati alle spiagge comunque a vederci tutti i punti panoramici e adesso siamo arrivati in centro che ci sono penso 20 gradi. Sembrano 2 giornate diverse, anche 2 video diversi. In realtà è il bello dell'isola, che passi da una stagione all'altra in un attimo. Intanto ci sono fatte le 6, il nostro viaggio qui a Madeira si sta per concludere e intanto ci godiamo una birretta probabilmente qui vicino al porto di Madeira e casomai mangiamo anche in centro. E dopo esserci goduti l'ultimo tramonto dell'isola, ci dirigiamo verso l'ultima cena, che probabilmente faremo fuori, visto che comunque abbiamo sempre fatto i bravi con i pasti, abbiamo mangiato a casa molto spesso, quindi perché no? C'è arrivato un panino col formaggio. Praticamente noi siamo venuti per mangiare il panino tipico, stiamo mangiando il pane e il formaggio, però ok, fa parte dell'esperienza evidentemente, non l'ho capita sta cosa. Raga, comunque io e Giacomo eravamo convinti che il bollo do cacco fosse un panino con carne, uova, verdure, insomma quello che aveva mangiato lui l'altro giorno. Il fatto è che abbiamo scoperto all'ultimo che il bollo do cacco in realtà è un tipo di pane tipico qui di Madeira. E quindi ci siamo ritrovati a mangiare un pane con dentro del formaggio e mentre ci aspettavamo un panino tipo enorme. E quindi mega, cioè è stata una scammata allucinante, abbiamo speso 4,50 € per del pane con il formaggio dentro. Orribile, penso una delle peggiori cene della mia vita, però da raccontare. E raga, da Madeira e dalla mia abbronzatura fior di fragola è tutto, sono stati 4 giorni veramente intensi, siamo cotti. Se non vi siete ancora visti gli ultimi video andateveli a recuperare, ve li linko qui sopra. E niente, noi ci vediamo nella prossima avventura.